occhi dell'Italia puntati sul cantiere navale di Castellammare di Stabia, dove questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito al varo della nave Trieste, la più grande in dotazione alla Marina Militare. Con il Capo dello Stato presente anche i ministri della Difesa, Elisabetta Trenta, e del Lavoro, Luigi Di Maio. I complimenti a Fincantieri, al cantiere di Castellammare, all'amministratore delegato, al presidente, ma soprattutto ai lavoratori, agli ingegneri, perché oggi si vara un'eccellenza, la nave Trieste, che deve rendere orgogliosa tutta Italia e soprattutto il sud e Castellammare di Stabia. Il lavoro su questo cantiere deve aumentare, non deve né restare lo stesso né diminuire. Per questa ragione gli investimenti che si faranno nel prossimo anno, previsti nei prossimi giorni, sono 110 milioni di euro, di cui circa 70 milioni li investe lo Stato, la rimanente parte li investe Fincantieri, e questo ci permetterà di aumentare del 60% i posti di lavoro nei prossimi 3 anni in questo cantiere e di fare quello che è giusto fare, cioè investire in un'eccellenza mondiale. Io quando vado all'estero da ministro con la delega al commercio estero, se vedo che l'Italia è rispettata è grazie alle mani di questi lavoratori, grazie alle competenze di questi ingegneri e grazie alla visione del management di questa azienda. Lunga 215 metri e larga 30, la Trieste è dotata di un ponte di volo per elicotteri e di una struttura ospedaliera. È in grado di fornire acqua potabile, alimentazione elettrica e supporto sanitario a popolazioni colpite da calamità naturali. A bordo potrà trasportare 450 militari e 550 persone per un totale posti letto superiore ai 1000. L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, commenta così il lavoro dei tanti operai che hanno realizzato la nave nel cantiere di Castellammare. Una nave di questo genere qui, insomma, la nave da crociera va da 300 e più metri, questa era 230, il massimo possibile che si poteva fare qua. Abbiamo fatto... Credo sia stato fatto un bellissimo lavoro. In futuro ci abbiamo tanti programmi che adesso spero che appena arriva illustrerà il ministro Di Maio, e quindi insomma voglio dire daremo maggiore spazio al cantiere, maggiore possibilità di essere competitivi in futuro. Di navi ce ne abbiamo tante, più riusciamo a farle nei vari cantieri e più ne prendiamo.